Io che sono arrivato. Dopo di lei. Dopo di me? Lei chi è? Certo. No, ok, insieme. Oh, ieri sera la grande, migliori anni, una grinta pazzesca. Beh, grazie, grazie. Questo signore sta per compiere 80 candeline, 80 anni. A ottobre, eh? A ottobre! Lasciami dire che è incredibile. Costano più le candeline che la torta. 60 anni di carriera. Sì. Che sì, forse ti anche fa? Di più, sì. Diciamo 60 anni comodi. Diciamo che noi ti abbiamo conosciuto intorno ai 20 anni. Esatto, esatto. Poi sì, naturalmente sì, è iniziato esatto. Anche prima. Dal 64 in poi, sì. Con una voce inconfondibile, una voce black. Per fortuna c'è ancora. Ma dovuta tra l'altro a una specie di errore. Beh, io non sapevo che usavo in certi casi, quando spingo forte, di usare le false corde. Tutti mi hanno chiesto, ma cosa sono queste false corde? Cosa sono queste false corde? E niente, siamo tutti muniti di quattro corde vocali, le due normali, quelle bianche, sì. E poi ce ne sono altre due grosse, che quando scatini quelle fanno casino, insomma. E usando quelle venduto 26 album, milioni di dischi, partecipato a 13 edizioni del Festival di Sanremo, ne vinta una con Anna Oxa nel 1989, esatto. Alcuni dei tuoi più grandi successi. Canta Fausto Leali. Se non a te. Io camminerò, tu mi seguirai. Amo, 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 io amo. Grazie Anna. Grande Anna Oxa. Forse c'è qualcosa che tu hai capito di lei e soltanto tu l'hai capita, e lei qualcosa di te e soltanto lei l'ha capito, perché si creasse questa pazzesca sintonia. Ci conoscevamo già da tempo prima. Poi è stata una combinazione. E gli stessi manager, la stessa casa discografica. Quindi l'idea una sera a tavola tutti quanti insieme fa, io avevo già fatto Io amo e Mi manchi. Era un grande ritorno per me, certo. E non volevo rischiare ancora. Però mi hanno detto, i discografici hanno detto così, no, non vai tu da solo, vai con Anna, c'era lì anche lei. Io devo andare con questo. Sì. E poi ci hanno confezionato il pezzo Ti lascerò. E così è andata. Ma poi siamo stati amici per tantissimo tempo, ci siamo frequentati moltissimo, eccetera. Se volessimo definirla con un aggettivo? Lei è magica. Lei è magica perché in tutte le trasformazioni che lei ha fatto di look, tutti i tipi di look, capigliatura anche nera, eccetera, destava sempre molta curiosità. È vero. Era geniale, sì. Personalità proromantica. È ancora è geniale. È geniale. Ma tu hai collaborato con tantissime altre persone, no? Anche Baglioni, Cinquetti, Zanighi, tante. Ma Mina, com'è Mina? Mina, io ho avuto... Sai che adesso si possono anche fare le sovrapposizioni. Una è a New York e l'altra a Milano, e si fanno le cose così anche. Ma con lei ho proprio cantato si chiama così, il gabbiotto dove si registra. Nel suo studio a Lugano, e il pezzo l'abbiamo fatto insieme. E questa è una grande soddisfazione.
E se tu dovessi trovare un aggettivo anche per lei, che diresti? Va bene, lei non ce ne sono. Atmosferica, mitologica. Non ce ne sono, non ce ne sono. Cioè, ce ne sono troppi. Ce n'è uno solo e lei è grandiosa, grandiosa. Penso che la prima volta lei mi invitò a cantare con lei, ecco, ecco questo pezzo qua, Via di qua, che fu una sigla televisiva, era l'86 e io in quel periodo avevo trascorso un periodo di non successo praticamente. Però lei non guarda queste cose, mi conosceva da tempo, sapeva come cantavo. E devo dire che è anche una mia simpatizzante, se per questo, se no non mi avrebbe chiamato chiaramente. E allora mi ha chiamato Mina per fare una cosa. Io sono scattato al settimo cielo subito. E poi dopo, quando l'ho chiamato io per fare il disco nel 2016, infatti lei è l'unica donna a questo disco. Si intitola Non solo le ali, poi ci sono Baglioni, De Gregori, poi se vuoi ce ne sono 10. Tantissimi. Ti devo elencare tutti, però. Senti. Ci tengo a dire una cosa, sì, molto importante, che a quei tempi, no, che si vendevano il disco d'oro, te lo davano dopo 1 milione di copie vendute, cioè era molto sudato. Certo. Noi abbiamo fatto, io e il mio gruppo di allora, i Novelty, che saluto tutti quanti, no? E abbiamo fatto, sì, registravo su 4 piste. Per dire, scusate le spalle, ma mi hanno detto di stare qua, e su 4 piste. Allora, una tutto il gruppo che facevamo la base, una per la voce, una per eventuali cori e un'altra pista per o violini o qualche altro effetto. Mm-hmm. Basta. Oggi le piste, chiamate così, sono infinite. È tutto un altro modo di lavorare. Di lavorare, di fare musica. Esatto. Ma infatti a questo proposito ti volevo anche chiedere, a parte che ho delle chicche adesso da farti vedere bellissime e da fare anche ascoltare al pubblico, ma se ogni volta che vai a raccontare la tua storia, anche a ripercorrere la tua professione, la tua carriera musicale, i tuoi successi, no? C'è una canzone che proprio non ne puoi più di sentirla e di ripeterla anche se a grande richiesta, o una che invece non ti fanno mai ascoltare e che invece ti piacerebbe che il pubblico conoscesse di più? Allora, purtroppo quando si fanno dei dischi, no, degli album, si fanno 10-12 pezzi. Allora io sono anche cantautore, quindi di conseguenza si mettono dentro delle canzoni che piacciono a te, che poi c'è da sperare che piacciono anche gli altri. Certo. Però non tutte possono avere la stessa promozione. Chiaro. Quindi dall'album scatta che si sceglie quella canzone e quella canzone così. Quindi vengo conosciuto soltanto per determinate canzoni. Soltanto i miei fan, quelli proprio più scatenati, sanno a 360 gradi come sono io. Va bene, allora tu ti ricordi che tra le altre collaborazioni, forse erano i primi anni anche tuoi in televisione, hai cantato con 4 personaggi tutti insieme, tu suonavi la chitarra. Sì. Chi sono? Secondo te? Ma il mio gruppo, i Novelty? No, è un altro gruppo, te lo faccio vedere. Ah sì? Vediamo che effetto ti fa. Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando al Jolson canticchiava e Frank Sinatra era bambino, quando Gershwin rapsodiava tutto in blu, sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Vecchia America dei tempi di Tonnizzo e Midolini, che facevano divertire tanti grandi che piccini. Vecchia America di Baffi alla Manjou, sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Come farà con quella faccia, chissà, forse lui ha qualche argomento che non si sa. Cioè, questo documento era un po' che non lo vedevi. No, tantissimo. Forse non l'avevi mai più rivisto.
No, molti anni, non mi ricordo neanche più. Questo è però, dobbiamo dire grazie alla RAI, che ha un tesoro di te, che, Mamma RAI, che è la nostra memoria così. Storica. Ci vediamo dopo la pubblicità. Your bitch, come take it to the floor now. Woo! Again, a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Allora, libera, insieme a Fausto Leali, 80 anni d'ottobre e 60 anni di carriera. Stavo parlando, Fausto, anche dei tuoi duetti. Prima abbiamo visto te, un giovanissimo Fausto Leali, mm-hmm. che suonava prima la chitarra, poi la batteria, col quartetto Cetra. Adesso ti voglio vedere insieme a un altro tuo mito, che ha battezzato anche tua figlia. Oh! Wilson Pickett. Vediamo il filmato. Vediamo com'è. Deborah, mia Deborah. Ascoltami, ti prego, ascoltami, da quando hai detto che non vuoi più bene a me. Abbassiamo, torniamo in studio. Era il 1968, era un 68. Sanremo, e poi siete rimasti molto legati voi. Ah, assolutamente, noi ci siamo conosciuti in quel... Poi a lui gli è arrivato il mio provino di Deborah, che è con l'Atlantic, la casa discografica, e lui ha accettato di fare questa canzone con me a Sanremo. Ed era il 68. Sì. Poi nel 69 lui tornò in coppia con Lucio Battisti al brano Non sarà un'avventura, no? E io cantavo Un'ora fa. Ci siamo ritrovati dopo un po' di tempo, quindi lì, proprio in quei giorni, è nata mia figlia Deborah. E lui, erano ormai diventati amici, e ha accettato di fare il padrino. E quindi mia figlia Deborah ancora oggi si vanta molto. Io già ho avuto... Signor padrino! Wilson Pickett, come padrino! Ma non so se tutti sanno che tu aprivi i concerti dei Beatles. Sì, insieme ad altri gruppi, perché come i Beatles funzionava? Avevano un contratto di 12 canzoni, no? Mm. E in 12 canzoni, voglio dire, poi parlavano anche poco perché non parlavano l'italiano, e diciamo che 45 minuti durava il loro concerto. Quindi è chiaro che prima andava messo qualcheduno. C'ero io con i Novelty, Peppino Di Capri con un altro gruppo, poi c'erano altri 3 o 4 in New Dada che mi ricordo, eccetera, e facevamo 2 o 3 canzoni per uno. Ma tu ti pettinavi anche come i Beatles. E dopo praticamente ci siamo lasciati prendere dalla mano e praticamente io avevo i capelli ricci e non riuscivo a fare la frangetta perché mi veniva sempre su. Va bene, a parte quello, abbiamo fatto per un periodo di tempo quelli che adesso chiamano le cover band. Però io non facevo solo i Beatles, cantavo anche quelli, però ci eravamo messi così. Infatti mai Buongiorno ci chiamò i Beatles italiani, capito? Poi dopo per fortuna... Ma li hai mai incrociati? Cioè, gli hai mai parlato? No, perché allora io sono un timido proprio... Pazzesco. Sì, timidissimo. Al di là di questo, non si poteva, cioè non avevamo le macchine fotografiche e roba così, cioè almeno io non ero appassionato a quello. Ci hanno però concesso a Roma, quando abbiamo fatto gli ultimi concerti a Roma, al Teatro Adriano, ecco per dirti i Beatles, però al Teatro Adriano, erano abituati agli stadi in America e qua c'era il Teatro Adriano. Va bene, ok. A parte quello ci hanno concesso di fare la fotografia ricordo, che credo che sia uguale per tutti, noi seduti loro dietro, io, poi Peppino Di Capri, tutti quanti, insomma. Abbiamo quella fotografia lì, ricordo, non so se ce l'avete. Però memorabili, e quella che sentite in sottofondo, infatti, è la però sì, questa è la mia versione italiana, sì. Chris Prisley. E infatti, nel 63, io conobbi i Beatles, nel senso come musicalmente,
che avevano già fatto un grande successo, perché in 2 anni sono scoppiati subito alla grande. E allora abbiamo inciso in italiano Please Please Me e She Loves You nel 63, proprio nello stesso anno. Avete beccato subito la scia del successo. Sì, sì, abbiamo fatto... Però se ti dico Toto Cutugno, non ti parlo solo di un grande collega, ma anche di un grande amico. Applauso. Vediamo questo film. Tu sempre più su. Voleva molto bene. Allora, la storia di Io Amo, cioè negli anni 80 io ho fatto, l'ultimo diciamo successo è stato Mala Femmina proprio nell'80. Poi da lì in poi non c'è stato più, quasi più niente. E nell'86 poi la storia di Mine, che ti dicevo prima, che mi ha chiamato per questa sigla. Nell'87, per prima nell'86, Toto cercava di me, perché aveva 2 pezzi da farmi sentire. Lui c'ha una bellissima sala di incisione, uno studio. Io ho fatto 3 album nel suo studio. Allora ci conosciamo, ci frequentiamo e mi fa sentire due pezzi. Io li faccio tutti e due. Uno di questi due era Io Amo. Naturalmente la scelta è caduta su Io Amo, per fortuna. E quindi dopo 13 anni che io non andavo al Festival di Sanremo, cioè non mi sono mai presentato perché non, pensavo che non era il caso, eccetera. Poi invece sono tornato con Io Amo nell'87, che devo dire anche altri 2 autori, Italo Ianne, che ha fatto la prima parte dell'inciso, e Franco Fasano, che poi è diventato uno dei miei autori. Però le strofe e il tocco magico l'ha fatto Toto. E io sono grato a lui perché è lui che mi ha cercato. Quindi l'ultima volta che vi siete sentiti, che ricordo hai? Dunque, abbiamo fatto una cosa insieme con Albano di Beneficenza, sempre nel suo studio a Milano, c'è questa canzone che abbiamo fatto, e poi ci siamo visti ancora altre volte. Ci siamo visti altre volte. Poi lui si era ammalato e poi da allora non ha più voluto. Io cercavo di comunicare con lui tramite un amico, Franco. Dico: Franco, ma vorrei andarlo a salutare, non so. Ma se me lo dice lui, bene, se no niente. Sì, era e poi, infatti poi, molto pudore poi è andato. Negli ultimi anni, sì. C'è un altro duetto che ti voglio far vedere, ma non è un duetto, cioè è un duetto artistico, ma c'è anche dell'altro. Vediamo che effetto ti fa. Ma tu mi fai paura, non so mai quello che... È quella forza di cambiare per poi ricominciare, quando avrai davanti agli occhi altri 2 occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò vivere, ti lascerò. Si chiama Germana ed è mia moglie. E non solo, quest'anno festeggerete 10 anni di matrimonio, sì. Quindi un altro anniversario. Quest'anno sì, fai un play. Sono pieno di anniversari. Come festeggerete? Il 29 di ottobre è il mio compleanno. 60 anni sarà di carriera, sì. 10 anni di matrimonio con, sì, Germana. Vabbè, è solo una grande festa. C'è tanta roba da fare.
È il momento di scrivere un'altra canzone per festeggiare al meglio questo anno. Sì, ci proviamo, ci provo sempre. Poi ho anche dei collaboratori giovani che stiamo mettendo insieme alcune cose per fare un prodotto nuovo, ok? Cosa rappresenta Germana nella tua vita da 10 anni a questa parte? È molto, non lo dico così per piaceria, proprio perché noi cantiamo insieme da più di 20 anni. Però dopo ci siamo incontrati, nel senso che ero libero e mi sono legato molto a lei, e dopo un po' di fidanzamento abbiamo deciso di sposarci. Lei è molto più giovane di me, quindi ha una forza incredibile. Io che sono un pigro pazzesco, fai tu amore, lascio fare tutto lei. Poi magari i maligni possono pensare, ha preso le redini lei. No, sono io che gliele ho date, perché io non ho più voglia di fare niente. Fai tu, io canto, scrivo e faccio le cose e via. E lei è una pipista. E lei si occupa di me in tutto. Belle pipiste. È una grande forza. Grazie a Fausto Leali, auguri per tutti questi anniversari. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.